Anche se siamo in vacanza, la scuola tra un po' rinizierà e quindi ho deciso di portarvi 5 applicazioni utili per la scuola, disponibili sia per iOS e sia per Android. Vi consiglio di guardare tutto il video perché l'ultima è davvero una chicca. Iniziamo dalla prima, ovvero Photomath. Quanti di noi hanno avuto sempre problemi a risolvere esercizi di matematica? Ed ecco che Photomath arriva in aiuto. Infatti ti basterà fotografare o inserire manualmente il testo dell'esercizio e Photomath te lo risolverà passaggio per passaggio. Semplice ed efficace, vero? La seconda applicazione che vi consiglio è Diario Smart. Diario Smart è un diario scolastico completo che puoi avere tranquillamente sul tuo telefono. Ti permetterà di organizzare la tua vita scolastica inserendo ad esempio le date delle verifiche, dei compiti o delle interrogazioni. E inoltre ti aiuterà a gestire voti, assenze e ritardi. Ora passiamo ad ovvero Mustev, certo è più famoso come sito, sto parlando dell'applicazione di scuola.net, un portale per studenti dove possiamo trovare riassunti e spiegazioni di qualsiasi materia. È un'applicazione valida sia per le medie, per le superiori, ma anche per l'università. E inoltre gli studenti potranno utilizzare anche dei forum dove possono dialogare e parlare di diversi argomenti. Ora vi parlerò invece di Xmind, che è disponibile solo su iOS, però ci sono delle alternative gratuite disponibili anche per Android, ad esempio MeMind. È utile per realizzare delle mappe concettuali in modo molto veloce e semplice ed averle sempre a portata di mano. Per concludere, ecco la chicca di fine video. Secondo me questa applicazione la devono avere tutti sul telefono, ovvero Office Lens, che trasforma una foto fatta ad esempio ad un libro, a un testo, in un file Word con le parole perfettamente scannerizzate. Quest'app è molto comoda se per esempio dobbiamo copiare tante pagine di un libro e non abbiamo tempo o semplicemente non abbiamo voglia. Arrivati a questo punto, questa era l'ultima applicazione che vi consiglio. Ovviamente se ne conoscete altre vi invito a commentare sotto questo video e commentate anche se volete una parte 2. Se ti va, ricordati di mettere mi piace al video e di iscriverti al canale.